Bentornati nello studio della Domenica Sportiva, stiamo completando l'analisi di questo intensissimo derby e siamo in grado adesso di collegarci di nuovo col Meazza, Alessandro Antinelli con José Mourinho. I complimenti innanzitutto a Mourinho e all'Inter per la bellissima partita giocata. A te Alessandro. Sì, eccoci qua con José Mourinho. Si era parlato molto alla vigilia del carattere dell'Inter, della capacità di far fronte ai problemi, agli infortuni, a quello che accadeva partita per partita dell'Inter. Poi però oggi c'è stato un Inter che ha giocato anche bene, con quel rombo di centrocampo che è stato riproposto oggi con il rientro di alcuni centrocampisti. Allora le chiedo, le è piaciuto di più il carattere o il gioco ritrovato? Tutto, tutto in assoluto. Abbiamo fatto una gara che... Dal primo minuto chi si sentiva che la vittoria era nostra. Abbiamo entrato molto molto bene nella partita, psicologicamente dominatori, tatticamente molto molto bene in campo, i giocatori con un carattere, con una grandissima concentrazione, e questa partita solo la perdevamo se finiamo con 6. Se finiamo con 6 giocatori perdiamo questa partita, però anche se finiamo con 7 mi sembra che questi ragazzi anche con 7 vincevano questa partita perché sono stati bravissimi. Ecco, quando ha visto il cartellino rosso sventolato in faccia a Sneijder, ha sentito il rumore dei nemici dalla panchina? No, ho visto. Non ho sentito, ho visto. Ho visto cosa, Mourinho? Ho visto il cartellino rosso, è una situazione che ovviamente l'arbitro, i suoi allenatori, i suoi... dirigente si difenderanno sempre a dire che quando uno applaude l'arbitro chi è cartellino rosso, però è cartellino rosso non per tutti, non è per tutti, è solo per qualcuno. Dello stesso modo che la settimana scorsa il fallo di Bonucci per rigore, per uno è cartellino rosso, per un altro non è un cartellino rosso. Dello stesso modo che il rigore di oggi per uno è rigore, per un altro non è rigore. E per questa ragione è tutto un pochino più strano, però la nostra squadra è la più forte e anche con queste situazioni ha vinto oggi, però immagina che non vince, se non vince il campionato sta più aperto e non voglio né immaginare, perché con quello che ho visto nelle ultime settimane non voglio né immaginare se l'Inter perde oggi. Ritiene il Milan a meno 9 o a meno 6? Perché lei dava sempre per scontati quei 3 punti dal recupero. A meno 6 perché possono vincere questi 3 punti. Io guardo loro a meno 6. Ovviamente è una partita difficile contro una squadra come la Fiorentina e può perdere punti. Però io devo partire del principio che loro possono vincere questa partita e possono andare a 6 punti di noi. Studio. Atteggiamento più che giusto. C'era Tombolini che voleva intervenire, sì, sull'argomento. Sì, buonasera Mourinho. Lei ha ragione in pieno quando, diciamo, fa riferimento al fallo di Bonucci da ultimo uomo su Pandev. Lì c'era il cartellino rosso e l'arbitro ha sbagliato. Però non può dire che oggi Rocchi ha sbagliato a tirar fuori il cartellino rosso per Sneijder, che gli ha battuto le mani non un attimo ma continuamente. Sugli altri episodi gli arbitri sbagliano, però quando fanno bene va anche detto. Quindi no, ma io posso dire, certo, io posso dire, perché dire, io ho chiesto al signor Rocchi perché ragione aveva espulsato Sneijder al mezzo tempo. Signor Rocchi mi ha detto: mister, se uno ti fa un applauso dopo una decisione tua in panchina, se ti fa un applauso di un modo ironico, qual è la tua reazione? Nessuna. Ma nessuna, continua a fare il mio lavoro. Scusi, ma lei come allenatore non è, può reagire in una maniera, può magari allontanare, ma l'arbitro c'ha solo un modo per prendere una decisione, può solo tirar fuori il cartellino giallo rosso, non ha un'altra possibilità, cioè andrebbe contro il regolamento, quindi è proprio contemplato dal regolamento internazionale, non è un regolamento italiano, che un giocatore che va sotto gli occhi dell'arbitro, gli batte le mani, lo irride, lo prende in giro, l'arbitro deve per forza espellerlo, non c'è altra. Un arbitro non deve essere permaloso. Un arbitro deve avere senso comune. Un arbitro deve stare in campo e essere uno di più. Invece di stare in campo, la mia mentalità è questa, invece di stare in campo 22 giocatori
stanno in campo 25 giocatori. Guardi, per me è un piacere parlare con lei, però allora giocatori. Voglio dirle anche questo. C'è stato Rocchi che ha intralciato la corsa sempre a Snyder e Snyder si è arrabbiato perché comunque gli ha fermato un'azione di gioco. In quel momento Snyder l'ha trattato male all'arbitro, Rocchi ha chiuso un occhio, quindi lui male. Ha dimostrato. L'ha quasi tanto mandata male. A quel paese, guardi. Cioè, lì gli sbatte addosso. L'arbitro dopo lo manda a quel paese e sta lì. Io, quindi... non ero in Italia, però mi dicono tutti i giorni che Totti ha detto una volta a un grande arbitro. Va, sì, è vero. L'arbitro ha sbagliato. L'arbitro ha sbagliato, a Rizzoni. E dopo nessun problema. Sai, dipende dalla situazione. È stato sospeso. Io già avevo un obiettivo molto chiaro. L'Inter oggi non poteva vincere questa partita. Ma questo però, Mourinho, l'Inter oggi non poteva vincere questa partita. Vabbè, questa è la sua opinione, ovviamente è rispettabile. Sì, è la mia opinione. Certo, no, per carità, è rispettabile. Ci mancherebbe. Noi abbiamo anche sottolineato che lei. Abbiamo anche sottolineato, Mourinho, lei credo non fosse collegato, che l'intervento di Rocchi su l'ammonizione di Lucio fosse ingiusta. Se Ronaldinho segna il rigore, anche se il tempo supplementare erano 5 minuti, non erano 5, erano 8. Ma sulle ipotesi però non possiamo ragionare. E l'Inter ha vinto e tutti bocca chiusa, sai? Non parliamo più. Ha vinto perché ha meritato, perché i giocatori sono stati eroi. Sì. Però è una vergogna. Io dico, è una vergogna. Non esco di qua molto felice oggi. Dovevo uscire di qua a saltare di felicità. Non esco a saltare di felicità. Non esco. Mourinho, pensi che se lei non riesce a saltare di felicità, pensi io come sono conciato. Cioè, voglio dire. Poi, sempre amichevolmente, lei ha detto che dal primo secondo ha guardato i giocatori e ha capito che vinceva la partita. Ma chi ha guardato? I giocatori dell'Inter o del Milan? No, dell'Inter. Il Milan dell'Inter, ha fatto la sua sì. partita. Del Milan parla Leonardo, non parlo io. Ecco, ultima cosa. Lei ha parlato di un arbitro permaloso, ma anche lei è permaloso però. Io sì. Ah, ecco, allora quindi si può giustificare il fatto che l'arbitro sia permaloso. Ma sai come combatto la mia permalosità? Come? Lavorando tanto e cercando di vincere più volte. E mi pare che ci riesca anche, fra l'altro. Vincere, mi pare, visto il rendimento della squadra. Un arbitro permaloso deve cercare di lavorare più, sbagliare di meno e avere più potere sulla partita senza avere bisogno di cartellini. Che cartellini sono brutti. E io sono sicuro che lei adesso, che ha vinto il derby, ha vinto il primo derby e il secondo, farà un bel sorriso. È possibile? No. Un sorriso? No, non è possibile perché adesso penso nella partita con la Juve, con il Parma, non ho tempo di allora pensare. Deve vincere il Super Enalotto per fare un sorriso. Io sarei felice, mi butterei dal terzo anello con una partita vinta così dall'Inter. Poi tutto il resto è niente, sono fatti. Sono preoccupato. Sono preoccupato. Ma è preoccupato guardando avanti, Mourinho, mi scusi. 16 partite, sono preoccupato. Ecco, è preoccupato guardando avanti al cammino che l'aspetta? Sono preoccupato, sì, sono preoccupato. Cioè, sostanzialmente lei dice c'è una congiura contro di noi, è questo che dice? Non sarà facile. Ma non è nemmeno. Io non dico niente. Io non dico niente. Il campionato è vostro, non è mio. Io sono qua solo a... Il campionato è più vostro che nostro. Chi sta qua a lavorare. Il campionato è vostro, non è mio. Il campionato è vostro, che ne siete i protagonisti. Noi ci limitiamo a raccontarlo, Mourinho. È vostro, italiano, non è mio. Ah, tutti dalla sua parte questa sera, Mourinho. Non capisco questa discussione così un po'. No, la discussione è perché sono arrabbiato. Ah, va bene. Sono arrabbiato. Scusami, fammi dire una cosa. Cioè, sì, poi dobbiamo lasciarlo. Mourinho, buonasera, credo. Sono Colovati. No, io sono d'accordo con lei nel dire che a volte l'arbitro deve adottare il buonsenso, non sempre applicare in modo rigido il regolamento, però... Non sono d'accordo quando vediamo le streghe dappertutto, cioè vediamo i complotti dappertutto, che c'è una congiura contro l'Inter. L'Inter è la squadra più forte. Lei stasera ha vinto perché ha meritato di vincere, perché ha dimostrato che è superiore a tutte le altre squadre. Anche in inferiorità numerica. Anche in inferiorità numerica. Non trovo giusto, abbia pazienza, io che ho giocato 18 anni in Serie A, dire che tutto c'è la congiura. Più bravi, più forti, non significa che devono guardare a noi di un modo diverso. Non significa che la prossima partita a Parma io finisco con 7. Ma perché lei è convinto che guardino tutti in modo diverso? No, non è così. Guarda la differenza fra noi e fra gli altri. Guarda la differenza. Ma allora, scusi, vogliamo guardare gli episodi. L'episodio, il fallo di mano di Quaresma che c'è stato contro il Chievo. Uno. Nessuno ha detto nulla. Uno. Succede. Uno. Vabbè, e mi sembra che siano due posizioni inconciliabili. È sbagliato vedere la congiura, perché l'Inter, ripeto, secondo me, è la squadra più forte che c'è, per cui non ha bisogno di vedere il diavolo da tutte le streghe. Scusa, Rosetti, Morganti, Rizzoli, giochiamo con la Juve, Saccani, giochiamo con il Milan, Rocchi,